Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, 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 Milan, ale. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo, vinci per noi. Siamo qui che cantiamo con il cuore, diavolo, vinci per noi. La 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 la
Buon pomeriggio ragazzi e bentornati nella casa del diavolo. Il Tringa sempre presente. Come vedete ho cambiato un po' postazione. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere sempre aggiornati sui miei video. Pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Allora ragazzi, sto vedendo sempre di più in crescita la vostra ansia per Ibra, per questo, per quell'altro. Eviterei di parlarne, sapete come la penso. Ibra potrebbe arrivare a momenti, come potrebbe arrivare domani, come potrebbe aspettare ancora qualche giorno. Conosciamo bene Ibra, sappiamo com'è, sappiamo benissimo che potrebbe, che fa, vuole fare, vuole essere coccolato. Coccoliamolo. Sono d'accordo con voi quando dite che è una. Allora, far soffrire così i tifosi non è giusto, ma Ibra se ne sbatte le palle di tutto e di tutti. Lo conosciamo abbastanza bene. Ora, veniamo un po' a quello che dovrebbe venire in avanti. Allora, per Bakayoko. Allora, Bakayoko è vicino, e dico vicino tanto. Il Milan sembra essersi accordato per il prestito biennale con diritto di riscatto, quindi non obbligo, con un diritto di riscatto tra i 27 e i 30 milioni. Allora, vi ho già spiegato stamattina, Bakayoko, facendo il conto un biennale a Bakayoko, Bakayoko arriverà praticamente a scadenza. Quindi, superati i 2 anni di prestito, il Milan potrà sedersi ancora col Chelsea a trattare il giocatore. Questo cosa vuol dire? Che il Chelsea vuole vedere se il giocatore può fare uno step successivo, e il Milan dal canto suo può vedere se il giocatore andrà bene e può crescere e decidere di tenerlo, oppure sarà il Bakayoko che abbiamo visto in precedenza. Io per quanto riguarda Bakayoko l'ho già scritto nel co qua commentando qualcuno che secondo me Bakayoko è stato un ottimo giocatore per il Milan di Gattuso, non sono sicuro lo sia altrettanto per il Milan di Stefano Pioli. Io in quel punto del campo, a centrocampo, avrei preferito Florentino Luis, e benché Bakayoko sia così vicino, perché comunque le distanze sono colmate, gli accordi sono stati presi, Bakayoko ha già dimostrato e fatto sapere che verrebbe a Milano di corsa. Il Milan, secondo me, attende anche per quel motivo lì. Florentino Luis. Al Milan Florentino Luis piace tanto e piace da tanto tempo. Il Benfica non abbassa il prezzo, però il Milan sta aspettando un attimo. Non vorrebbe fare le cose di fretta e poi pentirsene. Ragazzi, questo mercato sarà molto importante. Sarà importantissimo farlo giusto e farlo bene. Non dobbiamo sbagliare niente. Ed è per quello che vi dico, ragazzi, non dobbiamo avere fretta, non dobbiamo mettere pressione alla società, perché la società sta facendo quello che deve fare. Sta facendo le cose con calma, fatte bene, per darci una squadra che sia altamente competitiva. Ragazzi, la società Milan non è stata a guardare tutto l'anno. Il fatto che la seconda squadra di Milano sia arrivata in finale non ha fatto piacere alla società Milan. Vederci così tanto indietro non fa piacere alla società Milan. Quindi, e il Milan è fatto in questo momento da milanisti. C'è Maldini. Maldini è il primo che ne soffre di tutto questo. Quindi vi assicuro che tutte le scelte che farà la società sugli innesti saranno ponderate, valutate bene e devono essere a innesti azzeccati. Perché se no è inutile sconvolgere l'equilibrio che si è fatto in questa squadra. Adesso l'unica cosa importante è ripartire da dove si è lasciato. Abbiamo già i giocatori per poter affrontare il preliminare,
questo e quell'altro. Arriveranno giocatori già pronti a giocare, quindi l'Aurier di turno è un giocatore che come adattamento non ci metterà tanto, è un giocatore che arriva dal campionato inglese. Bakayoko ha già giocato in Italia, quindi il suo adattamento sarà un adattamento formale al campionato italiano. I vari giocatori seguiti, Milenkovic, Chiesa, questo, quell'altro, sono giocatori che arrivano dal campionato italiano. Il Milan sta facendo le scelte giuste. Con calma, sta valutando tutto con calma e io sono d'accordo con la società. Non dobbiamo avere fretta, dobbiamo star calmi anche noi tifosi. Ragazzi, perché poi io ormai so il tipo di utenza che c'è su YouTube, perché adesso tutti hanno fretta. Poi al primo passo falso siete tutti pronti lì ad attaccare tutti quanti. E io queste cose non le voglio sul mio canale, ve lo dico subito, Sul mio canale non voglio sentire una parola sbagliata. Vi dico subito che le banderuole o chi segue il vento su questo canale non è accettato. Su questo canale voglio tifosi del Milan, non voglio banderuole, non voglio gente che segue il vento. Ok, mi chiedete tutti di Braida. Allora, Braida sarebbe assolutamente un innesto ottimo per il Milan. Ma questa cosa di Braida non deve spostare l'attenzione del tifoso. Ragazzi, il tifoso deve fare il tifoso. Il tifoso delle scelte societarie, del dirigente che arriva. Ragazzi, non è cosa che compete al tifoso. Il tifoso deve tifare la sua squadra nel bene e nel male. Questo non vuol dire che tutto debba andare bene a un tifoso. Il tifoso deve criticare la sua squadra, criticarla nei dovuti modi, rispettando sempre il lavoro delle persone. E questo ve lo dico, sul mio canale non saranno accettate la parola vergogna, e parolacce varie ai giocatori. Si critica la squadra se ce ne sarà bisogno, si critica l'operato, si può criticare l'operato di tutti. Ma con rispetto e dignità. Questo è soprattutto un canale di YouTube dignitoso fatto da un tifoso. Io ve l'ho detto, non sono uno YouTuber, io sono un tifoso e quindi il mio canale, per favore, rispettate le regole del mio canale. Ieri ho bannato delle persone perché si sono permesse persone di altre squadre, perché io lo sfottò lo accetto. Però deve essere fatto nelle dovute maniere, perché qua è questo è un canale rosso-nero. Quindi i tifosi delle altre squadre non verranno offesi, non verranno fatto niente, ma non accetto che il tifoso di un'altra squadra possa criticare la mia squadra. Io il mio Milan lo difendo, è vero, io lo difendo tanto anche dagli stessi pseudo-tifosi rossoneri, ma chi viene qua sopra e parla male del Milan, che è un tifoso avversario, qua sopra non ci sta. Io ve l'ho sempre detto, io non sono qua a fare le marchette o a fare la prostituta di YouTube. Io delle iscrizioni di altre persone non ne ho bisogno. Voglio un canale di tifosi rosso-neri. Facciamo i tifosi, facciamolo bene, impariamo ad essere tifosi della nostra squadra. Mi ha dato veramente fastidio e mi sono vergognato per quei pseudo tifosi che hanno fatto tutti sti caroselli per la sconfitta dei cartonati. A me della seconda squadra di Milano, io festeggio quando vince la mia squadra, non quando perdono gli altri. A me quando perdono gli altri non mi interessa niente. Io quelle, le altre squadre per me sono zero, non esistono neanche e non festeggio. Certo, sono contento perché anche io godo, ma festeggiare per la sconfitta degli altri è vergognoso. Io forse perché ho sempre fatto uno sport dove viene rispettato l'avversario. Ecco, mi piacerebbe che le persone usino questi accorgimenti. Godere delle proprie vittorie, essere sempre rispettosi della sconfitta degli altri. Questo vale su tutto e su tutti, sul mio canale. Si gioisce per le vittorie proprie, non si gioisce per le sconfitte degli altri, perché per me gli altri, per me gli altri hanno sempre tanto rispetto, ma poi per me l'avversario è zero, io sono sempre più forte di loro. Quindi ragazzi, andiamoci, io
iscrivetevi al canale e le campanelline per essere sempre aggiornati sui miei video. In descrizione il link per le donazioni, ragazzi, doniamo, il canale ha bisogno di crescere, mi dovete aiutare voi. Se non mi aiutate voi, a chi lo devo chiedere? È troppo facile dire, ah, bello di qua, bello lo striscione, bello quell'altro, e poi alla fine chi fa le donazioni e chi aiuta è sempre lo stesso. Ragazzi, mettetevi una mano in tasca e tirate fuori chi 1, chi 2 euro. Quello che si può, però fatelo, ragazzi, perché sennò a sto punto non accetto neanche più che tutti mi vengano a dire bello questo progetto, bello quell'altro progetto, perché alla fine bello il progetto, bello quell'altro a chiacchiere e bello tutto, con i fatti le cose sono un attimino diverse e questo lo state dimostrando in tante persone. Ragazzi, ci sentiamo più tardi, vi voglio bene a tutti, faremo una live più tardi, non so a che ora, ve lo farò sapere, andrò in pre, metterò la premier una mezz'oretta prima. Ciao a tutti, sempre forza, vecchio cuore rosso nero.